La storia di Rachele che abbiamo raccontato ieri, che è poi la storia di tanti e di tante, una storia comune, ci insegna che la speranza evangelica appunto ci fa sperare che il Signore può cambiare il cuore di tutti. Forse io non lo vedo. Forse il cuore dell'uomo cambia all'ultimo minuto, quando incontra Dio, o prima di incontrarlo. Quante persone hanno chiesto perdono prima di morire? Poi quello che succede lì non è affare mio, è affare di Dio. E io devo avere questa speranza che Dio, come salva me, come guarisce me, può guarire tutti, anche quelli che mi hanno fatto soffrire, anzi soprattutto quelli. E questa nostra verità si basa su quella affermazione di Paolo che dice che la carità tutto spera. Poi vi è un'altra frase di Paolo che dice che la carità tutto scusa. Alcune traduzioni traducono questo inno, così come noi sappiamo nella prima lettera ai Corinzi, di Paolo alla carità, dicendo la carità tutto scusa. Ma la carità deve scusare tutto? No. La carità non deve scusare tutto. Sapete perché? Il verbo greco non vuol dire che la carità tutto scusa, no. Il verbo greco ha un altro significato, la carità tutto copre. Cioè la carità deve coprire tutto. Che cosa vuol dire che la carità deve coprire tutto? Non vuol dire che la carità, o per carità, io devo far finta di non vedere, mi devo stare sempre zitto, non devo rispondere a tono quando è il momento, dinanzi a un'ingiustizia, a una ferita, non devo reagire. No! Che la carità tutto copre, quel verbo ci dice che quel coprire è l'azione di Dio. Dio copre tutte le mie miserie, le mie nefandezze, i miei peccati, le mie infedeltà, i miei tradimenti. E li copre come? Li copre vedendo me al di là dei miei sbagli. Dio non vede il mio sbaglio, Dio vede me stesso. Vede le mie fragilità, ma vede anche il mio cuore, ciò che veramente io ho nel cuore. Molte volte nel profondo del cuore non c'è la cattiveria. Nel profondo del cuore dell'uomo e delle donne c'è l'amore, c'è il desiderio di essere amato. E allora, che la carità deve coprire tutto, che la carità tutto copre, vuol dire che noi dobbiamo coprire gli errori degli altri, poi vedremo gli errori miei, gli errori degli altri con il bello che l'altro ha. Una mamma, un padre, un amico vero, anche se ti rimprovera quando tu sbagli, quando tu ferisci, quando tu commetti un'azione riprovevole, continua ad amarti perché copre quel tuo sbaglio, quella tua ferita, quel tuo peccato, lo copre con il bello che tu hai dentro. Cioè noi dovremmo vedere l'altro, le nostre relazioni con l'altro, così come Dio vede ciascuno. Ciascun uomo, ciascuna donna. Dio vede ognuno di noi con il bello che Lui stesso ci ha messo dentro. Io devo vedere l'altro, devo relazionarmi con l'altro vedendo il positivo e il bello che vi è in ogni uomo, in ogni persona. Tutte le persone hanno dentro il bello e il positivo. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.